Siamo in questa edizione speciale del nostro periodico, un po' quello che è il lavoro che abbiamo alle spalle. In questi 3 anni e mezzo sono stati portati avanti tanti progetti, soprattutto grazie ai finanziamenti arrivati per la fusione dei comuni, perché tanti sono stati contributi dallo Stato e dalla Regione, e quindi cerchiamo in maniera trasparente di raccontare ai cittadini come sono state spese queste risorse e dove abbiamo scelto di dedicare le maggiori somme proprio per dare priorità a quei progetti che ritenevamo più necessari per la cittadinanza. Abbiamo scelto soprattutto di lavorare sul sostegno alle nostre famiglie, in particolare gli interventi sull'edilizia scolastica e per i servizi scolastici sono stati tanti, perché abbiamo lavorato sull'antisismica, una scuola è già stata adeguata, è in corso la progettazione dell'adeguamento sismico della scuola Leonardo da Vinci, la scuola media più grande del territorio che raccoglie ogni giorno centinaia di ragazzi e che quindi è una risposta fondamentale a rendere accogliente quello spazio, a renderlo sicuro. Stiamo lavorando anche su altri interventi in tutti i plessi scolastici. E questo è un segnale dell'attenzione che abbiamo scelto di dare a quell'ambito, quello delle scuole, quello dei bambini e dei ragazzi. Emblematico rispetto a questo è anche l'intervento del Nido allo Stecco, perché grazie al nuovo asilo nido La Girandola, 600.000 euro di finanziamento su questo nido, abbiamo potuto azzerare le liste d'attesa per i nidi. Quindi vuol dire che ogni bambino a figline incisa ha uno spazio, ha una possibilità di accedere a un asilo. Noi lo diamo quasi per scontato, ma non è così nelle grandi città in cui le liste d'attesa sono lunghissime. Qui da noi per ogni famiglia è possibile avere questo spazio in cui si comincia a crescere in maniera giusta e collettiva. I lavori sono stati poi tanti, tanti sono gli interventi ancora in corso, più di 500.000 sulle barriere architettoniche, ad esempio, vuol dire rifacimento marciapiedi, ma vuol dire rendere accessibile la città per chi è in carrozzina, per chi ha un passeggino e quindi un babbo che porta un bimbo fuori. Tanti interventi anche sul sociale, perché abbiamo scelto di sostenere le politiche soprattutto per gli anziani, i non autosufficienti e per la disabilità. Quindi il lavoro che è stato fatto è davvero trasversale e ampio, e noi vogliamo raccontare alla cittadinanza perché ci sembra doveroso dare conto di quello che abbiamo fatto. Il lavoro è ancora tanto da fare, perché anche nel 2018 sono in corso tanti interventi e ci sono due opere fondamentali come le Lambruschine e la Variantina che sono ancora in corso e che devono vedere in questo anno aprirsi i cantieri. Speriamo di poterlo fare prima possibile. Quindi il disegno di una città è, come vediamo, anche figline incise, e speriamo che possa essere davvero una città accogliente, che possa essere il luogo della cura, in cui ci si prende cura delle persone, soprattutto i più fragili, dagli anziani ai bambini, e anche ci si prende cura delle cose, perché incrementare il decoro, intervenire sulla città in questo senso è molto importante per noi.